Oggi, 28 luglio, siamo qui a Conversano, dove tra un po' andrà in scena Tosca. E siamo qui con la protagonista dell'opera lirica che sta per andare in scena qui al Peppino Lo Russo. Il suo nome? Francesca Rinaldi. Originaria di? Manfredonia. Che emozione ha stasera nel salire sul palco su una piazza come quella di Conversano? L'emozione che di sempre, cioè se non ci fosse quella non potrei fare questo mestiere. Il suo ruolo è un ruolo impegnativo, si è preparata da quanto tempo, in quanto tempo? Ma è un ruolo che ho già debuttato in teatri molto importanti, non che questo non lo sia, voglio dire, però insomma in teatri di tradizione, tipo lo Sferisterio di Macerata. Per esempio possiamo ripercorrere brevemente la sua carriera? Ma io ho debuttato, guardi, il mio debutto risale proprio qui in Puglia, al Piccini di Bari con la Bohème di Puccini, e dopodiché c'è stato il Regio di Parma, appunto lo Sferisterio di Macerata, e poi c'è stato l'estero, la Corea, il Giappone, gli Stati Uniti, quindi cioè voglio dire lo faccio a tempo pieno. Lo spettacolo deve ancora andare in scena, però sicuramente possiamo tracciare un bilancio di questa serata. Come è stato lavorare con Maestro Schirinzi e diciamo come è stata questa iniziativa? Iniziativa naturalmente lodevole, e poi poiché il Maestro Schirinzi è un pugliese doc come me, viva la Puglia! Dietro le quinte c'è anche il Maestro Angelo Schirinzi, che è il direttore artistico di Banda Larga e di Banda Larga all'Opera, che è la vera novità di questa edizione 2009. Banda Larga all'Opera che è già, come dire, già dall'anno scorso, se vogliamo, abbiamo cominciato a sperimentare l'opera lirica all'interno del Festival delle Bande. Dopo il grande successo della Turandot dell'anno scorso, quest'anno non potevamo che non ripeterci e quindi cercare di ampliare il programma. Questa sera debuttiamo con una grande Tosca, con dei grandi protagonisti. Giovedì abbiamo il gala lirico con la grande Maria Dragoni e concludiamo il 6 agosto con Cavalleria Rusticana. Un programma ricco che arricchisce a sua volta l'estate conversanese, quindi diciamo le va il merito di contribuire a far girare il turismo nella nostra città. Ma io spero proprio di sì, tra l'altro è uno dei nostri obiettivi, veramente noi amiamo tanto la nostra città, ormai credo che sia così palese, cerchiamo, ci sforziamo di, come dire, mettere Conversano, la nostra città, in una condizione culturale e turistica importante. Devo dire che qualche risultato lo stiamo avendo. E in bocca al lupo per stasera. Grazie.